Stasera, fra poco, nel telegiornale della notte, politica interna in primo piano. Giuliano Ferrara sarà il candidato del Polo contro Antonio Di Pietro nel collegio senatoriale del Mugello. Subito volano scintille. Dopo la manifestazione della Lega a Venezia e gli insulti di Bossi alla bandiera italiana, interviene Prodi, che parla di un altro insuccesso della Lega. Il cardinale Ruini condanna le ipotesi di secessione. In Puglia torna la paura del serial killer dopo l'uccisione di un'anziana signora in provincia di Taranto, ma stavolta sono stati fermati 3 uomini. 8 milioni di ragazzi sono tornati a scuola. Con l'inizio delle lezioni si ripresentano i problemi di sempre. Ne parliamo fra qualche minuto. Arrivederci. Tra poco potremo seguire le notizie del TG1 Notte, quindi per Rai Educational trasmetteremo Tempo Sequenze, il teatro, prima parte. Subito dopo, sottovoce, Gigi Marzullo intervisterà Michael Johnson. Buona conclusione di serata. Kalahala! Sull'onda del successo di Va ora in onda, una serata speciale con i protagonisti dell'estate di Rai 1. Carlo Conti, Giorgio Panariello, Luana Colussi e la compagnia dei comici di Va ora in onda vi aspettano per un'altra divertentissima serata. È andato in onda, giovedì alle 20.50 su Rai 1. Pulire o non pulire? Pulire, pulire! Domenica 21 settembre partecipa anche tu alla giornata mondiale di Puliamo il mondo. Per una pelle più morbida, Nivea Soft. Fresca come una pioggia estiva. Nivea Soft. Tanta idratazione e morbidezza. Subito. I consumatori possono pure distrarsi, perché la Coop è sempre molto attenta. Su tutti i prodotti a marchio Coop, infatti, ci sono 250.000 controlli all'anno. La Coop sei tu. La carta dei vini, signori. Con il dentice alle olive... Ci vorrebbe Veronelli? Luigi Veronelli presenta Conoscere il vino. I grandi vini d'Italia, di Francia e del mondo. Gli abbinamenti e un corso di degustazione con gli aromi per riconoscere il bouquet di ogni vino. Conoscere il vino è in edicola. Un greco di tuffo del 95. Skoda Felicia. Un'auto di qualità, bella, studiata per garantire il miglior comfort e la massima sicurezza. Spaziosa, maneggevole, nelle nuove motorizzazioni diesel e benzina. Vieni a provarla dal tuo concessionario. Skoda, gruppo Volkswagen. Giuliano Ferrara sarà il candidato del Polo al Mugello contro Di Pietro e Cursi, lo ha scelto Berlusconi. Prodi, ormai è chiaro che la Lega incassa soltanto insuccessi. Maroni, vogliamo il referendum. Ancora un'anziana trovata uccisa in Puglia, fermati 3 giovani accusati di omicidi a scopo di rapina.
Primo giorno di scuola per 8 milioni di studenti, ma già si annunciano problemi, proteste e scioperi. Dunque, Giuliano Ferrara sarà il candidato del Polo contro Di Pietro nel Mugello. La proposta all'ex direttore di Panorama è stata fatta da Berlusconi, direttamente da Berlusconi, tanto che non tutti nel Polo erano stati informati. È una novità nel delicatissimo confronto fra Polo e Ulivo sul terreno della giustizia. Sentiamo. Per convincerlo a scendere in campo contro Di Pietro, Berlusconi lo ha invitato ad una malandrinata e Giuliano